Il progetto articolo 9 della Costituzione ha suscitato in noi un interesse e una curiosità verso la ricerca scientifica del nostro territorio. Noi siamo studenti del Liceo delle Scienze Umane di Rioniro, una cittadina della Basilicata, una regione quindi del Sud Italia. Con questo video vogliamo mettere in evidenza come nel nostro Sud la ricerca ha dato un notevole contributo scientifico e tecnico a livello mondiale. I nostri studiosi e ricercatori svolgono il loro lavoro con abnegazione e passione. Ci siamo recati al CNR di Napoli, dove abbiamo partecipato a dei seminari molto interessanti sugli archeobatteri che vivono nella solfatara di Pozzuoli. Il nome di questo gruppo di microrganismi fa riferimento all'antichità della loro origine. Molti archeobatteri vivono in ambienti molto estremi, probabilmente simili alle condizioni che erano presenti sulla Terra durante le prime fasi dell'evoluzione dei procarioti. Infatti sono stati ritrovati archeobatteri nelle acque molto calde, in prossimità delle spaccature della crosta terrestre e nei fondi oceani. Esistono tre sottogruppi di archeobatteri: metanogeni, alofili e termoacidofili. Elenchiamo le applicazioni della PCR, diagnostica molecolare clinica, diagnosi prenatale, identificazione di cellule tumorali, di identificazioni batteriche e virali, analisi di campioni biologici in medicina legale, DNA forense, analisi di campioni per controllo qualità e sicurezza alimenti, analisi ambientali, sequenziamento di DNA, clonaggio e manipolazione dei geni, adattatori e spaziatori, mutagenesi causale o sitospecifica. Siamo recati al CROB di Rioniro in Vulture, dove abbiamo effettuato l'esame del cariotipo. In particolar modo abbiamo osservato i cromosomi delle cellule del sangue di individui affetti da leucemia. In un'altra attività laboratoriale, tenuta anche dal CROB di Rioniro, abbiamo eseguito con l'aiuto dei ricercatori l'estrazione di acidi nucleici mediante elettrofori e quantificazione del DNA.